see what you got. Can you feel it? I see you over there, popping that booty like you just don't care, making everybody here stop and stare. Girl, you're looking good, so good, good enough to eat. How about breaking me off a piece? You got everybody here at your feet. It's time to shake them boots. Shake it! Show us what you wear with. Shake it! Mostra l'artigianato, una bellissima giornata sotto tutti i punti di vista. Sicuramente una giornata oltre le aspettative. Questa mattina il tempo era un po' inclemente, però ci ha premiati perché abbiamo decine e decine di espositori e in questo momento migliaia e migliaia di visitatori. Qualcosa di impensato in questa giornata, oltre le aspettative. La manualità fa la differenza in questa manifestazione. Ormai Bosco Nero è diventata capitale dell'artigianato perché in questi anni, con questo evento che è andato via via crescendo, appunto, ha portato sempre più persone che hanno scelto di essere qua con le loro attività, ma anche la gente di venire a vedere quelle che sono arti che a volte vanno quasi perse, che invece devono essere recuperate. Sicuramente abbiamo dei trascorsi, con quei trascorsi noi abbiamo costruito il mondo e ce li siamo un po' persi per strada. La manualità ha sempre fatto la differenza e qui oggi torniamo a vederla nella sua massima espressione. Abbiamo dal lobbista all'artigiano, ma ognuno di loro dentro ai loro manufatti ci mette la passione, che è quello che ha mosso veramente le anime di tutti quelli che usano le mani. Ilario, tu oltre che essere, diciamo così, nel campo, sei anche un amministratore comunale. Quanto è importante per un comune come Bosco Nero realizzare eventi di questo genere, che portano gente ma che fanno anche conoscere il nome della tua cittadina in giro, non solo per il Canavese ma anche nel Piemonte e anche fuori dal Piemonte? È estremamente importante perché il nostro è un piccolo paese che probabilmente non ha nulla da offrire più di quello che sono le nostre abitazioni e il nostro bel vivere. Il nostro è un paese piccolo, a misura d'uomo, e questi eventi servono proprio per farlo conoscere, per far capire che si può vivere bene in questi piccoli paesi. Per attirare gente noi abbiamo bisogno di eventi come questi che valorizzano e promuovono il nostro territorio. In ultimo, visto anche il successo di quest'anno, iniziamo già a portarci avanti. Per l'anno prossimo già qualche idea per renderlo ancora più particolare, ancora più ricco? Ma le idee ce le abbiamo sempre. Il nostro obiettivo spesso è di uscire un po' da quelli che sono gli schemi e con queste edizioni, cercando di mescolare tante tipologie di espositori, cerchiamo di farlo. Per la prossima edizione abbiamo già dei progetti, però li dobbiamo tenere come sempre un po' nascosti, un po' velati, perché comunque siamo anche un po' superstiziosi, quindi contiamo sulla sorpresa. Rise at